Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Dragon Age Inquisition. Allora, nello scorso episodio eravamo rimasti. Dovevamo arrivare allo squarcio per chiuderlo. Avevamo visto che il nostro potere con la nostra manina malata noi possiamo rompere gli squarci, diciamo. E questo sparuto e variegato gruppo di avventurieri si era unito a noi per cercare di salvare questo posto. Quindi tutta la gente della valle, la chiamano la valle, si è unita a noi anche per darci l'opportunità di sfondare le barriere dei demoni ed arrivare a chiudere il varco, appunto. Quindi vediamo. Ci sono un po' di monetine da prendere. Cappuccio della resistenza al fuoco. Arco lungo da caccia. Prendiamo tutto. Qualcos'altro? Andiamo a vedere. Qua c'è della robaccia verde sulle pareti che noi non toccheremo. Ah, vediamo sul cappuccio. Anche le armi si possono cambiare. Stiletto. Ok, con lo stiletto posso attaccare, ma lo faremo. Arco lungo da caccia. Non useremo neanche questo. Armatura. Allora, cosa abbiamo qua? Questo l'abbiamo già equipaggiato. Ok, 14 resistenza al fuoco. Invece l'altro ci deve. Beh, il grado di armatura è molto più alto. Diciamo che abbiamo. Penso di aver meno paura delle magie piuttosto che degli attacchi a contatto fisico. Come abbiamo visto siamo un po'. Niente, nessun problema, tanto non si può utilizzare. Ah, ok, livello richiesto è livello 6. Lo utilizzeremo più avanti. Diciamo comunque il contatto fisico, i mostri che attaccano fisici ci fanno ancora tanto male. Ok, qua abbiamo un elmo da templare, che equipaggeremo poi più avanti agli altri. Filmatina. Eccolo qua. Questo è grosso. You're here. Thank the Maker. Liliana, have your men take up positions around the temple. This is your chance to end this. Are you ready? Posso arrivare fin lassù? I'm not sure how to even start getting up to that thing. No. This rift was the first, and it is the key. Seal it, and perhaps we seal the breach. Then let's find a way down. And be careful. Diventa sempre più grosso? Ah no, cambia. Now is the hour of our victory. Ok, una voce dall'alto. What are we hearing? At a guess, the person who created the breach. Quello? Un arciero. Secondo me fanno una brutta fine quei tizi. Non so perché, ma ho questa impressione. Questo roba rossa. You know this stuff is red lirium, Seeker. Lirium I see it from rosso. Beric. But what's it doing here? Il lirium Maybe rosso, Kuma forse me lo took on ricordo. lirium beneath the temple, corrupted it. Ah, ok. It's evil. Whatever you do, don't touch it. Keep the sacrifice still. Noi dobbiamo fare un sacrificio. Someone help me! That is Divine Justinia's voice. Voce di divina. Questo
questo muro. Questi sono amici. Ok, vabbè. Niente di che. What's going on here? Run while you can! Hold them! We have an intruder. Kill him now. Ok, l'ordine è stato dato. Ma you sarà da vedere. There. Who attacked? And the divine, is she? Was this vision true? What are we seeing? I don't remember. Echoes of what happened here. The Fade bleeds into this place. This rift is not sealed, but it is closed, albeit temporarily. I believe that with the mark, the rift can be opened, and then sealed properly and safely. However, opening the rift will likely attract attention from the other side. That means demons! Stand ready! Bene, prepariamoci a combattere. E l'abbiamo aperto. Urca, questo è grosso. Combattiamo il ciccio grosso. Bam, 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 bam. Quella deve essere armatura, tipo quella. Olè, che fare? A me sembra che non gli stiamo facendo una cippa. Vediamo un po' in giro che c'è. Puoi scindere gli squarci per danneggiare i demoni. Ok. Scindere gli squarci. Quali squarci? Dove siamo? Quello è uno squarcio? No, non è uno squarcio. Era quello? Sì, ok. Ok, allora. Ah, ok, adesso è vulnerabile. Mamma, si volavamolo. Però non stanno molto bene. Ok, allora prendiamo lui. Facciamo la mura qua. Lui. Bang! Prendi questo. E questo. Ehi, che vuoi? Oh, oh, oh. Non mi toccare. Si è andato e ce ne sono altri. Ah, forse via, via. Ok, a noi due. Ah, adesso bisogna di nuovo scendere lo spazio.
Siamo a meno di metà vita. Qua. Ok, brillato. Per niente. Tu, prenditi una pozione, dai. Tu, prenditi una pozione, eh. Aia, qua ce n'è uno. Fuggi. Voilà. Lui, il ciccio, tutta l'armatura. Scendiamo. Ok, questo qui è in pericolo. E non lo spostiamo. Che io sono un po' in pericolo, eh. Ma. Ah, non avevo attivato lo squarcio. Ok, adesso è andato. Cos'è andato? Ciccio bello. Non vedo un cacchio. Riusciremo a distruggerlo o dobbiamo ancora scendere una volta? Penso di sì, dai. Boh! Ok, sigilliamo. Demone della superbia sbloccato. Ok. Boom. Uff. E si sta distruggendo tutto. Ottimo. Abbiamo salvato il mondo, tutti contenti, tutti felici. What now? Una dormita, mi sembra giusto. Perché hai paura? Why are you frightened? What happened? That's wrong, isn't it? I said the wrong thing. I don't think so. I beg your forgiveness and your blessing. I am but a humble servant. You're back in Haven, my lord. Che problemi ha sta tizia? The breach stopped growing, just like the mark on your hand. It's all anyone has talked about for the last 3 days. E ora cosa succederà? So, a trial happens now, I suppose. I don't know anything about that. I'm certain Lady Cassandra would want to know you've wakened. She said, at once. And where is she? In the Chantry, with the Lord Chancellor. At once, she said. Complessata, la tipa. Bene, siamo saliti di livello, mi sa. Cos'era J? Sì. No, J è il diario. P. P. Un punto abilità da usare. Allora. Che si può prendere? C'è anche questa, sbloccata. Portatore di tempesta. La tempesta viene in tuo aiuto anche senza evocarla. Quando sei in combattimento i fulmi colpiscono periodicamente un nemico casuale nelle vicinanze. Figa, è come quella che uso in D&D. Allora, poi qua c'è punto critico. Dopo aver serrato un colpo critico, il lancio del tuo incantesimo successivo non attiva un periodo di ricarica. Poi ah, ok, se posso tre nemici li lascio siderati.
hai dominato gli elementi del freddo aumentando la tua efficacia quando assiedo e congeli i bersagli. Mi dà un bonus di durata del congelamento, ma non sto usando il congelamento. Restando immobile, entri in uno stato di meditazione che ripristina la tua mano più rapidamente e riduce tutti i tempi di ricarica. Questo non è male, ma ancora non soffro di mancanza, di eccessiva mancanza di mana, per cui bene così. Allora, del fuoco invece, immolazione brucia con più intensità e ha un tempo di ricarica minore, consentendo di far piovere fuoco sui nemici più spesso. Non male. Questo... ok. Che questo non lo posso prendere? Oh sì, sì che lo posso prendere. E i punti da usare 0. Dietro, fermi. No. Dov'è che l'avevo piazzato? Non ho neanche visto di averlo piazzato. Allora. Crea una barriera protettiva e scintillante che agisce come un incremento di salute temporaneo. Questo l'avevamo già visto. Dopo ci sarà aura di pace. Ppp, ok. Questa non mi piace un granché. Cioè no, questa può essere utile, ma più avanti. Spirito guardiano, una barriera protettiva che si crea automaticamente intorno a te quando sei gravemente ferito. Non male, però voglio ancora qualcosa di attacco adesso. Questa ce l'ho già, sì, questa ce l'ho già. Mi piacerebbe prendere questa. Prendo questa, applica. Com'è che si cambiano le abilità? Scusami. L'ho presa? Ah, ma è passiva questa. La tempesta viene in tuo aiuto anche senza evocarla. Quando sei in combattimento i fulmini colpiscono periodicamente un nemico casuale nelle vicinanze. Ah. E sbloccandola ottengo magia più 3. Va bene, proviamo, vediamo se funziona questa abilità. Non vedo perché non dovrebbe funzionare. Allora, abbiamo un po' di erbacce. E qua abbiamo una pergamena. Osservazioni cliniche. Vana speranza che qualcuno più abile di me arrivi a sostituirmi prima che il soggetto muoia. Nel caso lascio degli appunti. Fantastico, eravamo in buone mani. Giorno 1, sudore, respiro flebile, battito accelerato, nessuna reazione, pupille dilatate. Il mago dice che il marchio pulsa di magia sconosciuta. Consiglierei la presenza di un templare come prevenzione. Non ci servono i templari. Gruppi di templari. E tutti questi? Salve? E? Sono il vostro eroe? Sì, sì, sono proprio io, l'Araldo. Cavoli? Una volta erano incazzatissimi con me, adesso si inclinano tutti quanti. Sono io, esattamente. Inchinatevi a me. Inchinatevi. Salve, sono il vostro eroe. Una pergamena, leggiamola. Cattu per i defunti. Non ho voglia di leggere. Qua un libro. Wow, se questa punti esperienza leggendo. Se solo lo facessi realmente. Mi perdonerete, ma non mi va proprio di leggere tutte queste cose. Mi annoiano abbastanza. C'è una porta. Avete perso il senno? Che c'è di qua? Posso dove non devo andare, diciamo. Chain him! I want him prepared for travel to the capital for trial. Ancora questo. And leave us. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. Sospettate ancora di me?
So I'm still a suspect, even after what we just did? You absolutely are. No, he is not. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect? You, and many others. But not giusto. The prisoner. Sì, sì, è proprio la faccia da uno che apre gli squarci. So his survival, that thing on his hand, all a coincidence. Sì. Providence. The Maker sent him to us in our darkest hour. Non mi manda il credo. Cos'altro volete da me? Stai scherzando? Diciamo che non mi manda il creatore. Sì, l'ho dato il creatore. Ah, posso mettere anche. Sì, l'ho dato il creatore. Ora mi ritieni innocente. Andiamo a cazzo duro. Cos'altro volete da me? The breach is stable now. What more do you want from me? We must try again. The breach remains. And your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. Inquisizione. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order, with or without your approval. Brava, tu sì che hai le palle. L'hai offeso, ecco. This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now, with you at our side. Indaghiamo. L'antica Inquisizione? What is the Inquisition of old, exactly? It preceded the Chantry. People who banded together to restore order in a world gone mad. After, they laid down their banner and formed the Templar Order, but the Templars have lost their way. We need those who can do what must be done united under a single banner once more. E la Chiesa? But aren't you still part of the Chantry? Is that what you see? The Chantry will take time to find a new divine, and then it will wait for her direction. Okay. But we cannot wait. So many grand clerics died at the Conclave. No, we are on our own. Perhaps forever. Va bene, aiutiamo, è tutto molto strano, accetto. Va bene, vogliamo aiutare. If you're truly trying to restore order. That is the plan. Help us fix this before it's too late. Affare fatto. Bene ragazzi, quindi l'Inquisizione è stata ristabilita dopo anni, sembra. E noi ci siamo uniti al gruppetto degli Inquisitori. Spero che sia diversa dall'Inquisizione che c'è stata nel nostro mondo, anche perché qua si bruciavano streghe. Pensando che appunto, anzi, si bruciavano donne pensando che fossero streghe. Diciamo che nel nostro mondo è stato più un pretesto per uccidere persone scomode piuttosto che realmente malvagie. Ma in realtà qua di persone malvagie ce ne sono un sacco, quindi potrebbe servire effettivamente un'inquisizione. L'occhio dell'Inquisizione.
Beh, facciamo proprio la nostra figura, con quella barba folta. Siamo cazzottissimi. Dei veri maghi. Ok. È stato fondato l'ordine, diciamo. Bene, bene. Ah, questo era il prequel del gioco vero e proprio. Dragon Age Inquisition. Ok, ci ritroviamo in un cespuglio. Eravamo qua a fare la cacca, probabilmente. Bene. In ogni caso, ragazzi, per questo episodio direi che è tutto. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Dragon Age. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciarmi un mi piace. E commentate l'episodio, scrivetemi quali sono i vostri pareri, se c'è qualcosa da migliorare, se qualsiasi cosa che vi viene in mente, scrivetemi. E ovviamente... ovviamente mi pare di non averlo già detto, però iscrivetevi al canale, per sicurezza io ve lo dico un'altra volta. Per questo, quindi, per oggi è tutto, ciao a tutti!